Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Cosa sono i valori? A volte ci rendiamo conto che anche se abbiamo dei desideri, non riusciamo però a partire per concretizzare quello che vogliamo. In effetti il desiderio ci dà di solito un'indicazione generica, il desiderio è il motore che ci spinge, ma molte volte rischiamo di rimanere con il motore acceso senza partire mai. Mettiamo il caso che io voglia aiutare gli altri, questo è il desiderio che mi porto dentro. Mi trovo però davanti diverse possibilità. Ci sono, cioè, diversi modi in cui posso concretizzare quel desiderio iniziale. Potrei, per esempio, provare a lavorare per un'organizzazione non governativa, potrei fare l'assistente sociale, potrei fare l'insegnante, il prete o il tecnico sportivo. La gamma è molto ampia. Da cosa dipende allora la scelta? È davanti a questa domanda che scopriamo l'importanza dei valori. I valori sono realtà ideali che indicano la direzione concreta da intraprendere. In quanto realtà ideali, essi stanno sempre un po' più avanti, cioè non li raggiungiamo mai in modo definitivo. Se per esempio il valore che voglio realizzare è la giustizia, potrei fare l'avvocato, il poliziotto, ma questo non soddisferà definitivamente il valore che voglio perseguire. Anzi, quel valore, se per me è importante, continuerà a guidare le mie scelte. In genere non siamo del tutto consapevoli dei valori che per noi sono importanti, per lo più essi agiscono in maniera inconscia. I valori vengono appresi mediante l'educazione, attraverso la cultura, dipendono dagli ambienti che frequentiamo. Ad ogni modo, l'ambiente esterno è solo un input alla formazione dei valori. Siamo sempre noi che in maniera più o meno consapevole scegliamo di ispirare le nostre scelte a certi valori piuttosto che ad altri. Per scoprire quali sono i nostri valori, possiamo provare a rileggere le scelte importanti che abbiamo fatto nella nostra vita. Molto probabilmente scopriremo che esse erano tutte ispirate da alcuni valori che sono ritornati con maggiore frequenza. Davanti ad alcune situazioni possiamo anche sperimentare un conflitto di valori. Prendiamo per esempio il caso di uno studente che scopre che un suo amico ha copiato la tesi che ha presentato. Lo studente sarà probabilmente combattuto tra il valore dell'onestà che vorrebbe perseguire e il valore dell'amicizia che vorrebbe salvaguardare. Questi sono i casi più difficili in cui ci troviamo a scegliere, dal momento che proprio il valore principale dovrebbe aiutare a concretizzare la scelta. In questi casi, appunto, è difficile stabilire una priorità. Capiamo quindi che non esistono persone senza valori. Per quanto semplici, rozzi o discutibili, tutti noi, dal momento che non possiamo fare a meno di scegliere nella nostra vita, abbiamo inevitabilmente dei valori a cui ci ispiriamo. È evidente quindi che molte volte le incomprensioni, soprattutto fra generazioni o fra culture, dipendono dalle diverse scale di valori a cui facciamo riferimento. Per un dialogo autentico può essere utile perciò fermarsi innanzitutto a condividere quali sono i valori a cui ciascuno si ispira. In questo caso, per continuare a riflettere sul tema dei valori, possiamo provare a scrivere una lista di 5 valori che per noi sono più importanti. Quali sono i 5 valori per te più importanti? Successivamente cerca di metterli in ordine di preferenza. Probabilmente ti accorgerai che il valore che hai messo al primo posto è quello che ha ispirato maggiormente le tue scelte fino ad oggi.